Allora, con noi l'ex sindaco di Gardino Giuseppe Barra, appena terminato questo incontro con il... Non è terminato, è in corso. Allora, ancora in corso questo incontro che abbiamo annunciato anche noi un'oretta fa con il commissario prefettizio, i cinque gruppi che hanno creato questo laboratorio politico, costruendo anche una roadmap che noi abbiamo pubblicato in esclusiva proprio un'ora fa. Un incontro col commissario prefettizio. Sindaco, com'è andato? No, correttamente, la dottoressa Sergio e la dottoressa Calcaterra si sono... non avevamo, avendo avuto a che fare con molte commissioni prefettizie in passato da sindaco, quelle di Afragola, Casoria, eccetera, di tanti altri comuni, non avevo già dubbi, ma si sono dimostrate persone molto disponibili, attente alle problematiche, alle proposte che eventualmente riusciremo a portare sul tavolo, anche se all'inizio è stata un po' di confusione, hanno pensato che noi rappresentavamo tutta la politica gardinese. Io correttamente ho fatto rilevare che una parte politica non c'è il PD, non ci sono le altre forze politiche che hanno sostenuto Cirillo fino alla fine. Quindi ci saranno questi incontri perché comunque il bene comune, il bene del paese... Avete sottoposto dei problemi in particolare al commissario? Ma abbiamo proposto i problemi della spesa corrente, i problemi di bilancio, i problemi del sociale, uniti a quelli degli abbattimenti, per vedere di scongiurare questi abbattimenti laddove almeno non si tratta di speculare. La commissione molto attenta, noi siamo andati in positivo per dare una mano. Mi sembra che questa positività ancora è ancora in corso la riunione. Io purtroppo mi sono dovuto allontanare per altre questioni pure importanti, per stare a Napoli da 20 minuti, con i blocchi improvvisamente, stai sempre sul pezzo, però reputo fino a... Non perché ci sia stato io fino a quel momento, l'incontro sta andando bene, c'è una grande positività, una grande disponibilità sia da parte della politica che da parte della Commissione. Si stanno affrontando i problemi, come è giusto che sia. Parliamo poi invece della roadmap, no? Insomma, ci sono stati questi incontri fino ad oggi informali fra i cinque gruppi che si sono uniti per lo scioglimento, no? Sì. Tra virgolette, ovviamente. Sì. Vi state rincontrando, ieri sera un incontro ufficiale, avete stabilito anche un percorso da seguire che noi, che avete chiamato roadmap, un laboratorio politico, qual è? Premesso che io inizialmente non ero d'accordo con lo scioglimento del Consiglio Comunale, per come poi sono andate le cose ho dovuto ricredermi, perché per alcuni comportamenti tenuti dalla maggioranza e dal sindaco che stavano ancora in carica mi hanno letteralmente spiazzato e messo nelle condizioni di dover accettare poi la proposta di scioglimento da parte del gruppo mio e di tutte le altre forze politiche. Come sai, noi siamo tesserati del PD, abbiamo sciolto un sindaco del PD, questo non fa né onore né piacere alla politica, però era una strada ormai diventata obbligata. Io stesso, che mi piace sempre avere un gioco in politica, l'ho sempre detto in questi anni, ci vogliono le proposte in politica, non il gioco di dimessi. Avere un gioco in politica significa fare le proposte. Io ho detto che chi aveva sciolto il Consiglio Comunale aveva il dovere e l'obbligo nei confronti dei cittadini di tentare di trovare anche una proposta politica amministrativa al Paese. Il tavolo sta andando avanti, ci sta un noto riscontro, un grande entusiasmo tra il gruppo dell'avvocato Mormil, il nostro gruppo, con Raucci, Castaldo Raucci e gli altri giovani, con il gruppo di Pisano pure si sono appianate delle incomprensioni e comunque si sta consolidando questo dialogo. Partito Libero. Con l'ingegnere Credendino, con Partito Libero, con noi popolari, con l'architetto De Simone, quindi si stanno vedendo a cadenza naturale, spesso partecipiamo anche noi, se non abbiamo impegni sovracomunali, anche noi tra 8 virgolette mini leader, io per quanto riguarda il mio gruppo, l'avvocato Mormiglia, del Dino eccetera. Quindi si sta andando avanti, siamo degnamente rappresentati con la mia delegazione, e poi c'è anche una sorta di turnazione, essendo il nostro gruppo abbastanza numeroso, ma i fissi sono Andreina Raucci e Nunzio Raucci, che conducono il gioco insieme all'avvocato Francesco Castaldo. Però in delegazione stanno andando un po' tutti, anche per farli conoscere, si sta tentando di porre in essere questa coalizione, si individuerà un meccanismo democratico che possa portare, scusami il gioco delle parole, di parole, anche all'individuazione di un candidato sindaco, nel riconoscere che questa volta non basterà un uomo solo al comando, più che un sindaco forte ci vuole una squadra forte.
un collettivo forte, perché non essendoci né il Maradona, né il Platini, né lo Zico di turno, Obdorto Gol c'è bisogno di riscontrare, di trovare un grande collettivo. Questo è il tentativo che stiamo facendo. Sei fiducioso quindi su questo laboratorio politico? Molto fiducioso, e penso che sia anche un'attrazione per altre forze politiche che oggi stanno guardando alla finestra. Molti non ci credevano che si potesse fare più di qualche riunione. Stiamo già al terzo incontro, al quarto incontro. Decidere di andare insieme dal commissario prefettizio è un altro, cercando di elaborare delle proposte, è un altro segnale forte che va in questa direzione. Però ti chiedo veramente scusa, sto in ritardo, me ne devo scappare e andare a Napoli. Grazie. Ciao, grazie a te come sempre.